Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ci prenderemo cura del frutteto. Sempre in compagnia di Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao. Ricordo che questo frutteto è stato messo come impianto iniziale, non è nemmeno un anno, trovate qua su il link. E quindi abbiamo seguito in tutte le sue fasi, dallo scasso iniziale fino all'acquisto di alberelli a radice nuda di un anno e messi giù. Oggi vediamo come farli partire in maniera adeguata. Abbiamo acquistato da Biodea un distillato di legno 10 litri e ci è arrivato in tempi rapidissimi, in 2 giorni, e oggi insieme a Riccardo vediamo i suoi utilizzi. Prima diciamo un'erogazione fogliare e poi la fertirrigazione. Prego Riccardo. Il distillato di legno Biodea è classificato come corroborante, ma è un estratto di legno per distillazione ed è praticamente molto ricco di tannini, polifenoli ed acidi organici. Questo lo rende utile a essere un induttore di resistenza della pianta e in un certo senso a proteggerci anche da patologie, ad essere repellente verso gli insetti e ad stimolare l'attività della pianta. Perché già l'altra volta c'era su un bel capnodio. Sì, un coleottero, okay. Un po' antipatico, infatti andremo sia in fertirrigazione che in applicazione fogliare per cercare di tenerlo un po' lontano, no? Sì. E di dare un po' di forza alla pianta. Okay. È un prodotto completamente biodegradabile, ecologico, perché viene da un risultato, un processo di produzione che è molto attenta all'ecologia, senza addentrarci troppo nel dettaglio, certo. Ed è naturale, non ha appunto tempi di carenza né residui, e l'ho individuato perché si sposa molto bene, no, con la tua filosofia di agricoltura, di orto. Esatto, sì. Quindi applicabile sia al frutteto ma anche alle piante orticole. Anche alle piante orticole, okay. Quindi sia erbacee che legnose. Okay. Prodotto molto versatile. Molto quindi versatile. Andiamo a vedere adesso la diluizione per l'applicazione fogliare. Assolutamente sì. Eccoci qui, ora siamo pronti alla preparazione della miscela del distillato di legno ed acqua. Ci dotiamo dei DP, quindi dispositivi di protezione individuale minimi, guanti, mascherina o visiera e occhiali protettivi. Il prodotto, come dicevamo prima, è completamente naturale, però essendo acido pirolegnoso è classificato come irritante e dobbiamo chiaramente rispettare le istruzioni di sicurezza. Abbiamo già messo nella nostra pompetta una parte di acqua, ci dotiamo di un misurino . Chiaramente queste sono le dosi per l'ambito bistico. Versiamo il distillato in una parte di acqua già precedentemente preparata ed ora siamo pronti per irrorare il prodotto. Prego Riccardo, vestito la Ghostbuster. Ora andiamo in applicazione fogliare con una semplice pompa a spalla, tutta la vegetazione della pianta dall'alto verso il basso, la bagniamo bene, chiaramente questo in ambito bistico con una pompa a spalla va bene, ma è un prodotto che va benissimo anche con l'atomizzatore, con le pompe d'agricoltura professionale. Bene ragazzi, abbiamo finito l'applicazione fogliare, ora passiamo a quella radicale. Riccardo? In un impianto come questo, che è stato impiantato in un anno un po' particolare come il 2021, perché è gelata, tarda primavera, siccità e caldi tremendi d'estate, andiamo a giocare sia sull'applicazione fogliare che quella in fertirrigazione. Ora chiaramente in fertirrigazione si può fare tramite impianto a goccia e serbatoio di diluizione, no? Però per praticità ve lo facciamo vedere con un innaffiatoio 10 litri, in questo caso non 20 ml come sull'applicazione fogliare, ma aumentiamo 40-45 ml per 10 litri. Come tempistiche? Applicazione fogliare, possiamo intervenire con queste dosi anche una volta a settimana, poiché per far recuperare l'impianto male non fa. Quella in fertirrigazione andiamo ogni 2 settimane, anche in funzione della vitalità, della robustezza e delle patologie dell'impianto su cui andiamo a trattare. Bene Riccardo, come sempre utilissimo e molto chiaro su queste procedure che per noi ancora, no, poco conosciute, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!